Ok, ragazzi, buongiorno. Nuovo video preferiti di ottobre? Sì, credo di sì, potrei fare sia preferiti di ottobre che preferiti di novembre, che siamo a posto. Allora, fa un freddo, freddo freddissimo, freddo freddissimo, io non mi vedo, perché sono mezza tagliata, però vabbè, allora, sempre le stesse cose, perché tanto come cibo, come vestiti, metto sempre le stesse cose. La borsa è sempre quella di settembre, questa qui, bella. Anche se tra un po', magari a dicembre, metterò quella nera perché è più grande e ci sta un sacco di roba dentro, ma anche qui dentro ci sta un sacco di roba. Questa qui è comoda più da weekend, però vabbè, comunque mi piace un sacco. Quindi questa qui, la borsetta. Poi, ultimamente faccio i video più col cellulare, come sto facendo adesso con lo specchio dietro perché la fotocamera frontale del cellulare si è spaccata, quindi non la posso usare. La videocamera è sempre scarica. Faccio più i video ASMR con la videocamera, però fa un brutto fruscio, un rumore strano che non so perché, e quindi faccio i video col cellulare. Non vi posso far vedere, ma ho il cavalletto che mi ha regalato Dino. Bravo! Che è anche a casa che mi guarda, quindi sono in soggezione. Poi, vabbè, allora, rossetto, ho finito quello numero 420 della Kiko, quindi lo vedrete nei prodotti finiti, che devo anche registrare video prodotti finiti di novembre. Lo faccio già. Spero in collaborazione con Roberta, perché a ottobre mi sembra che non l'abbiamo fatto. Comunque, vabbè, vi faccio vedere questo deodorante qui. Fantastico, se lo trovo lo ricomprerò assolutamente. Uno, perché mi piace che sa di vaniglia. Due, questo packaging mi piace. E terza cosa, non ha ricadute umide, tipo quelli magari che comprate voi al Penny e lo spruzzate dall'alto verso il basso e ci sono sempre delle gocce che cadono praticamente, come fosse pioggia. E rischiamo anche di scivolare, ma ve l'ho già detto. Neutralizza gli odori Air Wick Pure, ce n'è 250 ml, pericoloso, c'è scritto laggiù degli ingredienti, ma tutti gli ingredienti di questi prodotti qui sono nocivi per la salute. Comunque, quasi finito. E si spruzza qui, adesso non lo spruzzo perché sennò va sul telefono, però comunque è molto valido questo prodottino qui. Sia a ottobre che a novembre, adesso lo sto finendo, siamo a novembre, però comunque molto molto valido, mi piace un sacco, poi sa di vaniglia e quindi mi piace tanto l'odore di vaniglia. Dovrei anche fare il video tag sensuale vaniglia che mi ha taggato Antonella, però non ho niente altro alla vaniglia a parte quel deodorante lì e quindi non posso farlo adesso il video. Comunque vabbè, come appunto come rossetto a novembre sto usando un altro rossetto che non ho indosso oggi, ma è questo qui, ve lo faccio vedere, autunnale. Questo qui della Shein Lipstick numero 14 Red Carpet, bellissimo, che non lo so mettere, ma l'ho già messo in altri video. Mi piace un sacco questo rossetto qui, scuro, ma sulle mie labbra è molto chiaro. Vediamo un po'. Non sono capace a metterlo, quindi scusate. Oggi c'è il sole, quindi ne approfitto per fare un sacco di video, perché poi da domani si metterà a piovere, io domani non ci sono, il weekend neanche, quindi vabbè, lasciamo perdere. Questo è un bellissimo rossetto, io l'ho sicuramente messo male, mi avete anche richiesto dei video di trucco, di make-up, ma io non so truccarmi, quindi scusate, ma non li posso fare, assolutamente. Ok, vedete che bello? Autunnale, io voglio osare un po' di più perché metto sempre dei rossetti rosa. Questo qua l'avevo comprato l'anno scorso, non l'ho usato praticamente, quest'anno lo voglio usare e lo sto usando adesso a novembre. Poi questo prodotto qui, fantastico, l'ho finito, praticamente meraviglioso. La Vera Douche Gel, andrò di sicuro al DM a ricomprarlo perché è validissimo, 200 ml come confezione gel doccia rilassante alla rosa di bosco biologico. La Vera, il mio primo prodotto La Vera. Ho anche una maschera alla rosa di bosco, mi sembra che farò poi anche un video sulla maschera quando me la metto. Ok, oggi magari o stasera me la metto, tanto mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, eccetera. Quindi, ok, questo qui, fantastico. Lo ricomprerò assolutamente, ve lo straconsiglio. C'erano al DM un sacco di prodotti Dr. Organic, un sacco di roba meravigliosa. E a proposito di organico, di cose comunque vegetali, naturali, eccetera, sto cercando di mangiare un sacco di polpette di melanzane o magari un sacco di torte salate, sto cucinando, le sto mangiando, anche sto facendo di nuovo il pesto di noci, sugo di noci in casa e sto facendo un sacco di cose io in casa invece di comprare cose già fatte. E per quello spendiamo tanto quando facciamo la spesa, perché compro l'impossibile oltre, perché voglio fare una ricetta, l'altra ricetta, l'altra ricetta ancora, e quindi ok. È così, quando uno vuole cucinare, invece di comprare le cose già fatte da altri, le cucino io e bisogna spendere i soldi. È così. Non spendiamo tanto perché io cerco sempre le offerte, però è così. Questo
Questa pasta qui l'abbiamo comprata da Aldi a settembre, quindi ve lo faccio vedere perché l'abbiamo mangiata a ottobre. Integrale penne rigate, ci sono anche le farfalle, erano in offerta, appunto parlando di offerte, ed è buonissima. Oggi l'abbiamo anche mangiata da pranzo, quindi anche a novembre la stiamo mangiando. È buonissima, abbiamo fatto la pasta col sugo di noci. A me piace la pasta integrale, con il sugo adatto, magari anche con un sugo di pomodorini e pancetta, secondo me va anche bene, con un sugo di zucchine, o magari anche una pasta con la zucca, questa pasta qui con la zucca un po' sciolta, tipo cremina, buona, fa anche bene la pasta integrale, a Dino non fa impazzire, vero? No, non gli fa impazzire, però a me piace, poi se è in offerta ancora meglio. Pasta Barilla integrale, 500 grammi, sì, 9 minuti cottura. E poi la pasta corta è la pasta che mi piace di più, quindi vado, andiamo a nozze. Poi, sempre in offerta, ho preso queste barrette qui e le stiamo finendo, praticamente questa è la penultima. E questa qui vi farò vedere poi la carta nella video di prodotti finiti. Cioè, sia questa qui che ha le mandorle, le nocciole, le arachidi e i semi di girasole, forse, olio di girasole, semi di girasole. C'è anche la barretta sempre della Kellogg's, a volte in offerta al penny la trovo, se voi avete il penny andate a comprarle, queste barrette che sono buonissime, che costano 1,49 euro, 1,99 euro, non mi ricordo. E c'è quella col cioccolato con le mandorle o con le nocciole e cioccolato fondente, che è buonissima anche quella, l'ho già comprata altre volte, guardate i miei video spesa, che ne ho fatti tanti e ne arriveranno altri. Farò anche i Vlogmas a dicembre se volete, se non litighiamo, se vengono decenti, speriamo. E comunque le altre barrette ci sono sia così, con i semi, con i cereali, eccetera, con l'avena, con la frutta e mandorle appunto e frutta. Buonissime, queste qui costano anche poco in offerta, quindi le mangiamo e queste piacciono anche a Dino. Come cibo, quello ottimo. Poi l'ho già finito. Altre confezioni così è già finito, di questo 1400 grammi, mille fiori del Carrefour. È bellissimo questo perché è quasi finito, perché io a settembre ho fatto, no, a settembre no, a ottobre e novembre ho fatto pane e miele col pan bauletto che è anche finito. Questo qui è fantastico, è bello, bella la confezione, se riuscite a vedere, ok, bella la confezione, miele mille fiori, costa mi sembra 2,99 euro o 3,99, quasi 4 euro, e il tappo è salvagoccia, così non esce niente, a meno che voi non svitiate qui, non esce quello che non deve uscire praticamente. Schiacciate per metterle nelle tisane, lo usiamo tanto, l'abbiamo usato tantissimo, sta praticamente finendo ed è molto buono, dolce ma non è nauseante come magari il miele di castagno o altri mieli. Mieli si dice? Vabbè, ottimo a tavola per i dolci, 400 grammi, buonissimo. E a proposito di miele e di ricette che voglio fare, per Natale voglio fare il croccante di mandorle. Ma vedremo. Ho fatto una ricetta che, vabbè, hanno una forma orribile, ma sono buonissimi, almeno a me piacciono. Li ho fatti ieri, quindi a novembre ho fatto, ma non solo a novembre, ho fatto i biscotti, i dolcetti al cocco, che hanno una forma inguardabile, perché sono veramente inguardabili, sono sbriciolosi, si sbriciolano appena li tocco, però sono buonissimi, li ho lasciati un po' troppo in forno, sono grossi, sono veramente buoni. Non sono neanche tanto dolci perché ho messo poco zucchero rispetto a quanto dovevo metterne, però sono veramente veramente buoni. Poi, a parte il make-up, che mi sono truccata pochissimo, senza mascara perché mi dà fastidio, o con il rossetto o con l'ombretto, e basta, come vedete nei video, mi trucco anche dal vivo. Questa palette qua mi è piaciuta tantissimo, l'ho usata sia a settembre che a ottobre che adesso a novembre, anche se mi trucco una volta all'anno, nei weekend giusto per uscire un po' o per andare, neanche per andare a fare la spesa, non mi trucco. Comunque questi sono i colori, ok? Ed è bellissima, l'ho comprata io quindi non me l'hanno regalata. Mi sembra che l'ho pagata 5,99 euro o 4,99 o 6 euro, non mi ricordo. E i colori sapete già quali mi piacciono perché sono swatchati, questo qui. E questo qui sono quelli che uso di più e gli altri sono un po' più scuri, però sono bellissimi. E ha questa palette, ha anche i nomi. È uno specchio gigante, ok, vedete? E si chiama Pink Fizz I Love Makeup, tipo la barretta di cioccolato della Too Faced Chocolate Bar, che non è di marca questa qui, ovviamente. I Love Makeup Pink Fizz rosa, c'era gialla alla vaniglia, c'era marrone, cioccolato fondente, bellissime queste palette, adoro. E come outfit, non vi faccio i video outfit perché ho problemi col computer a fare i montaggi, lo sapete, tantissime felpe e poi ho messo, stramesso, rimesso un sacco di camicie, adesso sono a lavare e ho messo tantissime volte questa maglia qua, farò anche un video ASMR con i glitter di CVG Moda che adesso ha chiuso come negozio, jeans stretti, pantaloni larghi e due cose.
Soprattutto a ottobre ho comprato questa qui con mia madre alla Fiera del Tartufo. Ma adesso fa freddo, che siamo a novembre, non la metto più. Ne ho lavata un'altra che è fuori stesa oggi che c'è il sole. E questa qui l'ho comprata alla Fiera del Tartufo. C'era sia così sottile, in viscosa, e sia invernale. Ma a me piaceva di più così. E ha i quadretti tipo scozzese, che penso che vada molto di moda. Ma io non seguo la moda, quindi chi se ne frega. Però mi piaceva tantissimo, è morbidissima, però adesso a novembre fa freddo e quindi la metterò poi in primavera magari. Mi piace tantissimo, non so se si vede bene. Non vi ho fatto il video haul perché l'unica cosa che ho comprato a fine ottobre, alla Fiera del Tartufo con mia madre, è questa sciarpa qui. Ho preso i pantaloni di pelle sperando che li metta, se no li regalerà qualcuno. La giacca che sto usando sia a ottobre che a novembre è questa qui, che vedrete nei vlog perché adesso non riuscirò sicuramente a farvela vedere. Ed è così, nera, semplice, invernale, tiene tantissimo caldo con la cintura e con i bottoni. Vedete qualcosa? Forse sì. Non è foderata dentro come questa felpa, non è in pile la giacca. La felpa vedete che è in pile, la giacca non è in pile, però comunque quella giacca nera tiene caldissimo e quindi va bene. Rossetto stupendo, capelli sempre legati con la spilla, che se vi faccio vedere la spilla in che stato è, vi mettete a ridere perché è tutta mezza rotta, però vabbè. E boh, ho fatto un sacco di minestre, un sacco di pasta, ho fatto la torta al cacao a ottobre, ho fatto la torta mele cannella. Adesso le mele sono finite, dobbiamo andare a comprare qualcosa lunedì. E basta. Cosa ho fatto a ottobre? Niente, direi. Sono andata alla Fiera del Tartufo, diversamente sempre in casa. E a novembre anche non sto facendo niente, non ho fatto niente in questo mese di eclatante. Ho regalato a Lino 3 paia di calze per il suo compleanno il 7 di novembre. Auguri! E basta, ho già fatto il video lunghissimo, quindi va bene, sto facendo un sacco di decluttering, non so se vi interessa, che farò magari anche il video dei preferiti di dicembre, sicuramente se vi interessa lo faccio. Vorrei fare un sacco di collaborazioni, questo video ci metterò un sacco a caricarlo. Voglio anche fare, se vi interessa, magari con la videocamera, un video sulle mie pentole, sulle mie padelle, sulle teglie che ho io, se le uso tutte, perché non le uso, se le uso, perché mi piacciono, perché non mi piacciono, le forme che ho io delle teglie in casa, o magari tutte le cose che ho io per fare i dolci, non lo so se vi interessa, fatemi sapere. Riordino in cucina l'ho già fatto, riordino decluttering del mio armadio, riordino del mio armadio, armadio di mio marito l'ho già fatto, non so più che video fare, quindi a parte make-up che non faccio trucchi perché non sono capace a truccarmi, non voglio insulti, fatemi sapere che video volete vedere, che fa anche rima. Ciao, il sole se ne sta già andando, sono le 4. No, vabbè, non sono le 4, è l'1. Comunque, vabbè. Ciao ragazzi, a presto.